E che cos'era che erano dipinti più di qualsiasi altra cosa? Erano gli angeli. Angeli di tutte le categorie. Però c'è un angelo che è stato poco rappresentato. Ed è quello forse più simpatico, l'angelo custode. Quello che i nostri genitori ci dicono che fin dalla nostra anima, fin dalla nostra nascita, prende in custodia noi, il nostro corpo e la nostra anima. È quello che quando da piccoli ci va la palla in mezzo alla strada ci raccoglie prima che il camion ci investa. Io l'ho amato il mio angelo custode. Addirittura mi inventavo che lui avesse qualcosa a che fare con me, che mi assomigliasse, che prendesse anche un poco dei miei difetti. Però io credo che i santi che ti proteggono, il custode, alla fine non si ritiri quando tu sbagli. Alla fine non va via se fai qualcosa che poi dopo puoi rimediare. Anzi, è nel momento proprio della necessità, nel momento che hai bisogno di un aiuto, quando ti stai comportando male, che magari si tura le orecchie se ti scappa qualcosa di porco, o comunque non ti abbandona mai. Per cui, se io dovessi diventare un angelo, cosa che escludo, non sarei mai né un trono, né un cherubino, né un serafino, ma sarei un custode. Un angelo custode, e se fossi un custode, farei così. Mascalzoni, e tu cosa fai? Li perdoni, ma allora sbagli anche tu, ma poi non parlerei più. Un angelo non sarei più un angelo se con un calcio mi buttano giù. Al massimo sarei un diavolo e francamente questo non mi va. Ma poi l'inferno cos'è? Poi dire
Grazie Bologna. Grazie Lucio. Pier Davide Carone.